volontari sono più di 3.000 durante la settimana del meeting, sono stati circa 700 durante queste settimane di allestimento, vengono da tutto il mondo. Cosenza, Milano, Torino, Genova, Benevento, Bari, Uganda, Taiwan, Sicilia, Kazakistan, Ferrate Brianza, Camerun. E così nel 1980 si svolge la prima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli. Un incontro tra persone di fede e culture diverse, un luogo dove costruire la pace, la convivenza e l'amicizia fra i popoli, con il desiderio di conoscere e raccontare il mondo. Una trama di incontri tra persone con in comune la tensione al vero, al bene. Oltre 30 anni a Rimini si incontrano i grandi personaggi della politica, i manager dell'economia, i rappresentanti di religioni e culture, intellettuali, artisti, sportivi e protagonisti dello scenario mondiale. Il meeting diventa il luogo in cui la cultura si esprime come esperienza. Mi piace la gente del meeting, mi piace l'entusiasmo che c'è. Tutto! Tutto l'entusiasmo di tutti questi giovani. Detto. Zaimo panimani. Dialogue de l'autre. Qui si vede questa amicizia. Lo spirito dei giovani. Very amazing. Like it, messaggio. Niente insegnamento per il resto dell'anno. Nasce così il festival culturale più frequentato al mondo. Quasi 800.000 presenze provenienti da 20 paesi, 130 incontri, 350 relatori, 8 mostre, 35 spettacoli, 10 eventi sportivi, 170.000 metri quadrati allestiti, 1.000 operatori dell'informazione accreditati, oltre 200 partner sponsor. È un grande evento culturale. Una festa, un luogo dove, come disse Giovanni Paolo II durante la sua visita nel 1982, si costruisce una civiltà che nasce dalla verità e dall'amore. Al meeting si guadagna una cosa veramente che è un valore infinito, che è il calore umano, l'armonia, la familiarità che esiste dentro del meeting di tutti noi qua. Vorrei trovare un altro senso di amicizia diversa qui. Io ho fatto una domanda da solo e dico: perché tutta questa gente per venire qua? Per cosa? No? Sicuro sarà qualcosa di importante da scoprire.
Sì. Buongiorno a tutti. Il tema del nostro incontro di stamattina è la certezza della salute. Potremmo dire che l'uomo è in salute quando è certo, che la salute non è assenza di malattia, ma è l'esperienza della certezza di un significato, di un senso del vivere, con cui la persona può affrontare tutto, quindi anche la malattia, la vecchiaia e la morte. Se questo è vero, la malattia, quindi, non è un'anomalia genetica o biochimica da correggere. È anche questo, ma è soprattutto la manifestazione di un bisogno incompiuto, di una necessità strutturale della persona. Per cui la medicina non può limitarsi ad essere una tecnica, per quanto sofisticata e tecnologicamente avanzata, ma deve essere uno strumento che aiuta il medico e l'operatore sanitario a sostenere la persona in questa certezza. Per questo la domanda che ci facciamo e che facciamo ai nostri relatori è: di che cosa c'è bisogno perché la medicina torni ad essere questo? Per discutere di questa, su questa questione, che è importante, è cruciale, abbiamo chiesto l'aiuto di due persone che sono in primo piano nella sanità. Sua Eccellenza Monsignor Zygmunt Gimoski, Presidente del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, per la prima volta al meeting di Rimini. Monsignor Gimoski è polacco, è stato nominato da Giovanni Paolo II, Vescovo di Radom nel 2002, e ordinato dall'allora cardinale Josef Ratzinger. Dall'aprile del 2009 il Santo Padre lo ha nominato Presidente del Consiglio per gli Operatori Sanitari per la Pastorale della Salute. Alla mia sinistra Giancarlo Cesana, che è professore di igiene dell'Università di Milano Bicocca e Presidente della Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ben noto al popolo del Mittel. Perciò iniziamo e chiediamo a Sua Eccellenza Monsignor Gimoski di introdurci al tema della certezza della salute. Soprattutto grazie per l'invito. Illustri autorità e personalità presenti a questo incontro, cari organizzatori, signore e signori, vorrei cominciare dalla persona di Giovanni Paolo II, intrepido, intrepido difensore della vita umana. Proprio lui, 25 anni fa, ha fondato il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. E anche la Giornata Mondiale del Malato. Giovanni Paolo II, 6 mesi prima della sua morte, ha fondato una terza bella realtà che si occupa della certezza della salute, la Fondazione Il Buon Samaritano. Voi avete ricevuto des plans di questa realtà che deve essere sviluppata tra noi in tutto il mondo. Partecipo con piacere a questa edizione del meeting di Rimini 2011, anche per l'opportunità di condividere con voi alcune riflessioni sul tema della certezza della salute, particolarmente caro al nostro Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, che si chiama anche per la Pastorale della Salute, un argomento che in effetti merita di essere sempre più approfondito nei suoi molteplici aspetti
e ricadute a partire da quelli etici e scientifici. Il primo punto del mio discorso, la salute e l'antropologia cristiana. Prima di addentrarci nell'argomento è necessario ricordare come oggi il progresso della ricerca in ambito scientifico e tecnologico, con le sue applicazioni nel mondo della medicina e della biotecnologia, ci ponga di fronte ad interrogativi sempre nuovi, ma che invariabilmente ci riconducono a quella che in ultima analisi è la nostra visione dell'uomo, la nostra visione dell'uomo. È l'esistenza più vera dell'essere umano, del resto, ad indirizzare le nostre risposte, giacché è l'uomo, la persona umana, il fine della scienza chiamata a promuoverne la salute ed il benessere, a dare il suo contributo all'evoluzione culturale e alla ricerca della verità integrale, nel rispetto della dignità di ogni persona fatta ad immagine e somiglianza di Dio. Quasi tutti qui presenti siamo cristiani e vogliamo vedere l'uomo come immagine e somiglianza di Dio. A tal proposito, il Santo Padre Benedetto XVI, in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, celebrato nel maggio scorso, ha evidenziato che solo nel servizio all'uomo la scienza si svolge come vera coltivazione e custodia dell'universo. E più in genere che senza orientamento alla verità, senza un atteggiamento di ricerca umile e ardita, ogni cultura si sfida, decade nel relativismo e si perde nell'effimero, sottratta invece alla morsa di un riduzionismo che la mortifica e la circoscrive, può aprirsi ad un'interpretazione veramente illuminata del reale, svolgendo così, sottolinea il Santo Padre, un autentico servizio alla vita. Ma chi è dunque l'uomo? L'antropologia cristiana illustra la verità sull'uomo, il cui baricentro è fuori di lui, nell'assoluto. Come sottolineato nel 1986 dal Beato Giovanni Paolo II in una delle sue catechesi, cito: l'uomo creato a immagine di Dio è un essere insieme corporale e spirituale, un essere cioè che per un aspetto è legato al mondo esteriore e per l'altro lo trascende in quanto spirito, oltre che corpo, egli è persona. Ne deriva che il concetto di salute dell'uomo, laddove essa sia intesa esclusivamente come salute del corpo, sia estremamente riduttivo e fallace. Ereditato dalla cultura scientifica a fine Settecento, esso si sviluppa nell'ambito del cosiddetto modello biomedico, che si occupa più delle malattie che della salute e della condizione di vita e lavorative della popolazione. Una visione riduttiva della medicina che nel XX secolo avrebbe dato vita ad uno specialismo esasperato, giungendo a negare l'individuo nella sua interezza e integrità, dunque nella sua realtà di persona. Ad accorgersi dei limiti di questo concetto di salute sul piano internazionale è stata in primo luogo l'Organizzazione Mondiale della Salute, l'OMS, che
redigendo la propria Costituzione, come sappiamo, nel 1948, definì più ampiamente la salute come uno stato di completo benessere fisico, psichico, sociale e non solo l'assistenza di malattie o di infermità. Un contributo decisivo verso l'affermazione di un concetto di salute che riconosce l'uomo, la persona, la sua totalità, sebbene alla luce della visione cristiana dell'uomo, incompleto perché carente sotto il profilo della componente spirituale dell'essere umano. Al riguardo, il motu proprio Dolentium Hominum, con cui fu costituita la Pontificia Commissione della Pastorale per gli Operatori Sanitari, che nel 1988 sarebbe stata elevata a Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, evidenzia che nel suo approccio agli infermi e al mistero della sofferenza, la Chiesa è guidata da una precisa concezione della persona umana e del suo destino nel piano di Dio. Essa ritiene che la medicina e le cure terapeutiche abbiano come obiettivi non solo il bene e la salute del corpo, ma la persona come tale che nel corpo è ferita dal male. La malattia e la sofferenza, infatti, non sono esperienze che riguardano soltanto il sostrato fisico dell'uomo, ma l'uomo nella sua interezza e nella sua unità somatico-spirituale. Fine della citazione. In seguito del suo discorso alla quarta plenaria del nostro Pontificio Consiglio, tenuto nel 1998, lo stesso Beato Giovanni Paolo II ribadiva che, cito, «il concetto di salute non può limitarsi a significare soltanto l'esistenza di malattia o di momentanee disfunzioni organiche, piuttosto investe, sottolinea il Santo Padre, il benessere di tutta la persona, il suo stato biofisico, psichico e spirituale. Pertanto la cura degli infermi, se svolta in un contesto di rispetto della persona, non si limita alla terapia medica o all'intervento chirurgico, ma mira a guarire integralmente l'uomo, restituendo all'armonia di un interiore equilibrio, al gusto della vita, alla gioia dell'amore e della comunione. Se dunque il benessere, la salus, non è una realtà statica, si può addirittura aggiungere che lo stato di sofferenza, sia temporaneo sia permanente, può diventare un motore di crescita e di salvezza. Un esempio permanente e di sempre maggiore attività, specialmente nei paesi occidentali, è dato dal mondo di interpretare ed affrontare la vecchiaia e il bagaglio di sofferenza che molto spesso la correda. Ma che cosa è la sofferenza? Secondo la lettera apostolica Salvifici Doloris del 1984, come sappiamo, scritta da Giovanni Paolo II, sottolinea: l'uomo soffre in modi diversi, non sempre contemplati dalla medicina, neanche nelle sue più avanzate specializzazioni. La sofferenza è qualcosa di più ampio della malattia, di più complesso ed insieme più profondamente radicato nell'umanità stessa. Numero 5. Distinguendo fra la sofferenza fisica e la sofferenza morale, il Papa Giovanni Paolo II definisce la prima come dolore del corpo e la seconda come dolore dell'anima. Dunque un dolore di natura spirituale che non si esaurisce nella sola dimensione fisica,
del dolore che risulta meno raggiungibile della terapia. Dunque, alla luce di tutto ciò, che nell'affrontare il dramma della malattia e della sofferenza, la Chiesa non può accettare di ridurre l'orizzonte umano a livello di ciò che è misurabile, come spesso si tende a fare al giorno d'oggi, e ribadisce che la persona deve essere oggetto di cure nella sua interezza fisica, psichica, sociale e in ultimo, ma non certo per ultima, spirituale. Ne nasce così un nuovo concetto di cura, una cura integrale che rende in considerazione la persona in tutte le sue dimensioni e che si pone come obiettivo la promozione della salute umana, ovvero della salute dell'uomo nella sua interezza. Si comprende perciò facilmente, si legge ancora nel motu proprio dell'Entium Hominum, quale importanza rivesta nei servizi sociosanitari la presenza non solo di pastori di anime, ma anche di operatori, i quali siamo guidati da una visione integralmente umana della malattia e sappiamo attuare di conseguenza un approccio compiutamente umano al malato che soffre. Come avete visto, cari operatori sanitari, il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari è vostro e vi ringrazio per la vostra collaborazione. Però questa è la prima parte del mio discorso. Il secondo punto centrale, la salute come certezza. La salute come certezza. Dopo questo excursus sulla persona e sulla sofferenza, è coerente se la salute possa dirsi certa, ovvero di partire dalla certezza della salute. È una domanda. In effetti l'esperienza ci mostra che, secondo me, la medicina meramente meccanistica, non sempre la malattia si risolve nella guarigione. Ebbene, è la salute dello spirito che, per intervento della grazia divina, laddove l'uomo lascia ad essa lo spazio di agire nella propria vita, è certa e lo è sempre. L'anima, che anche ha molto sofferto, che ha patito, una volta guarita è sanata per l'eternità, e questo per noi cristiani è molto importante. Possiamo in questa ottica dire che la salute dello spirito, che si può conquistare oggi, contribuirà fortemente alla salvezza dell'anima. La salus è raggiungibile ed è certezza, perché persino la sofferenza, qualunque dimensione dell'uomo rivesta, se vissuta alla luce del messaggio evangelico di Cristo, è essa stessa veicolo di salvezza, di redenzione per sé e per gli altri. La dottrina ci insegna che l'uomo sofferente è assimiliato al Cristo sofferente e la sofferenza dell'essere umano è opportunità per lo stesso di salvezza, di condivisione della croce di Cristo. È uno strumento che può unire a Dio, un veicolo di comunione con Lui. Di questo parla molto Giovanni Paolo II nella sua lettera enciclica sulla sofferenza umana Salvifici Doloris. Per questo, per Cristo e in Cristo si illumina l'enigma del dolore e della morte, Salvifici Doloris numero 31. La sofferenza dell'essere umano, così trasformata nel mistero della sofferenza del Redentore, diventa, scrive il Santo Padre, insostituibile mediatrice e autrice dei beni,
indispensabile per la salvezza del mondo e essa più di ogni altra cosa a fare strada alla grazia che trasforma le anime umane. La salus, la salvezza che l'uomo malato può guadagnare per sé, ma anche, e ciò certamente, è tutt'altro che secondario. Per gli altri ed in particolare per coloro che sono chiamati a soccorrerlo sulla orme del buon samaritano, in riferimento alla parola evangelica e nella lettera apostolica Salvifici Doloris, Giovanni Paolo II evidenzia che il buon samaritano è ogni uomo che si ferma accanto alla sofferenza di un altro uomo, non per curiosità, ma con disponibilità che si commuove e mostra compassione per il sofferente e quindi agisce per portare aiuto. Cristo, continua Giovanni Paolo II, ha insegnato all'uomo a far del bene con la sofferenza ed a far del bene a chi soffre. È una frase molto interessante, molto profonda, e per questo ancora una volta vorrei ripetere. Giovanni Paolo II ha insegnato all'uomo a far del bene con la sofferenza e a far del bene chi soffre. Sarebbe ancora molto da dire in questa dimensione della certezza, ma il tempo passa veloce. Vorrei concludere il secondo punto con le parole: anche la medicina chiamata alla difesa della cura della vita umana si presta sempre più a realizzare questi atti contro la persona e in tal modo deforma il suo volto, contraddice se stessa e avvilisce la dignità di quanti la esercitano. Se è quanto mai grave e inquietante il fenomeno dell'eliminazione di tante vite umane nascenti o sulla via del tramonto, non meno grave e inquietante è il fatto che la stessa coscienza fatica sempre più a percepire la distinzione tra il bene e il male in ciò che tocca lo stesso fondamento valore della vita umana. La Chiesa non cessa mai di ripetere che la vita è sacra come ha scritto Giovanni Paolo II nell'enciclica Evangelium Vitae, dal naturale concepimento al naturale tramonto. E grazie che voi siete difensori della vita umana. Passo al terzo punto brevemente, perché devo già finire. La Fondazione Il Buon Samaritano si può dire un'eredità concreta del Vangelo della vita del Beato Giovanni Paolo II. Avete De Plian che parla quali sono i scopi di tale bellissima realtà. Io vorrei evidenziare qui 5 punti e noi lavoriamo veramente per assicurare la distribuzione di farmaci antiretrovirali a basso costo, specialmente in Africa per AIDS. La seconda nostra, diciamo, nostro lavoro, nostra promozione, promuovere la formazione del personale medico infermieristico. È necessario trasferire presso le popolazioni locali conoscenze e competenze attraverso percorsi di formazione teorica e operativa. Il terzo punto strategica sarà poi la realizzazione di laboratori di analisi, diagnosi e trattamento. Il quarto punto, l'incrementare l'azione volta alla prevenzione tradizionale. E il quinto punto,
Infine, il nostro modello integrato prevede la promozione di progetti di sviluppo agricolo e microcredito sia nel settore delle coltivazioni che in quello che degli allevamenti, tesi a garantire il sostentamento economico delle comunità e delle singole famiglie, assicurare la disponibilità di cibo e acqua, a favorire l'inserimento sociale. Faccio appello a tutti noi, anche a me stesso, di aiutare in questi giorni a Somalia, che soffre veramente la siccità e ha bisogno dei prodotti alimentari. Vi ringrazio per il vostro aiuto. Alla fine vorrei citare le parole di Benedetto XVI rivolte proprio a me nel messaggio a partecipanti alla 25ª conferenza internazionale organizzata dal nostro Pontificio Consiglio e celebratasi nel mese di novembre dello scorso anno. Il Santo Padre ha scritto: chinarsi come il buon samaritano verso l'uomo ferito, abbandonato sul ciglio della strada, e adempiere quella giustizia più grande che Cristo chiede ai Suoi discepoli e che attua nella sua vita, perché l'adempimento della legge è amore. La comunità cristiana, seguendo le orme del suo Signore, del suo Maestro, ha adempiuto il mandato di andare nel mondo a insegnare e a curare gli infermi, e nei secoli, sottolinea Santo Padre, ha fortemente avvertito il servizio ai malati e sofferenti come parte integrante della sua missione di testimoniare la salvezza integrale, che è salute dell'anima e del corpo. Grazie per il vostro ascolto e mi permettete di finire il mio discorso con la preghiera degli operatori sanitari e dei malati per intercessione del Beato Giovanni Paolo II, perché proprio lui, con la sua sofferenza, ci ha dato un grande esempio della certezza della salute. In piedi. O Santissima Trinità, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il Beato Giovanni Paolo II, che contemplando il Santo Volto è stato sempre docile alle ispirazioni dello Spirito Santo. Ci rivolgiamo a te, o Signore, fiduciosi nella tua misericordia. Beato Giovanni Paolo II, difensore intrepido della vita umana, tu hai voluto il Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari e la Fondazione Il Buon Samaritano come preziosi strumenti per l'apostolato della misericordia. Veglia sugli operatori sanitari e su tutti coloro si adoperano nei vari settori della pastorale della salute per vivere quella diaconia della carità che è centrale nella missione della Chiesa. Beato Giovanni Paolo II, sempre vicino ai malati, tu hai conosciuto il dolore in tutti i suoi aspetti, ma l'hai accettato offrendolo come fede coraggiosa, con fede coraggiosa e con amore generoso. La malattia è entrata nella tua vita arrivando a toglierti la parola e a fermare il tuo passo sempre veloce e deciso, ma nei tuoi occhi la speranza ha continuato a brillare e la tua mano ha continuato ad accarezzare il dolore degli altri. Aiutaci ad essere testimoni di speranza anche nei momenti del dolore e della sofferenza. Beato Giovanni Paolo II, figlio devoto della Madre di Dio, tu hai amato Maria
la donna del sì fedele fino alla croce, prega per noi affinché seguiamo totalmente Maria, salute degli infermi e consolatrice dei sofferenti, per arrivare con lei ad appartenere totalmente a lui, perché per mezzo suo ogni venerdì santo di dolore sboccia nella gioia della domenica di risurrezione e di misericordia. Beato Giovanni Paolo II, prega per noi. Beato Giovanni Paolo II. Amen. Grazie Eccellenza, perché ci ha autorevolmente ricordato il Magistero della Chiesa sulla malattia e sulla sofferenza, soprattutto alla luce del Magistero di Giovanni Paolo II, che ci ha appunto ricordato che senza una precisa concezione umana del suo destino non si capisce la missione della medicina. Per questo io adesso chiedo a Giancarlo, come medico e come gestore della sanità, qual è il passo che dobbiamo compiere perché la medicina torni ad essere quello che è? Io non so bene qual è il passo che dobbiamo compiere, però ho fatto una riflessione su questo tema. E il punto di partenza a riguardo della certezza della salute è che, come diceva Gadamer, che è un filosofo della scienza, la certezza della salute, da un punto di vista esistenziale, da un punto di vista psicologico, cioè dal punto di vista della percezione di sé, la certezza della salute è un non pensiero, diceva appunto Gadamer. In che cosa consiste il benessere se non proprio nel fatto di non costituire il centro dell'attenzione, permettendoci di essere liberamente aperti e pronti a tutto? Cioè, quando uno è certo della salute non ci pensa. E questa è la prima considerazione che in qualche modo dovremmo fare. Perché si comincia a pensare appunto alla salute quando la salute diventa incerta, no? E indubbiamente il maggior fattore che determina questo pensiero e questa incertezza è l'età. Perché quando si comincia a invecchiare si parla molto più di medicine, di salute, di ospedali o quando si ha contatto con la vecchiaia. E quando cominciano questi pensieri, quando comincia questa incertezza, le definizioni della salute, soprattutto la definizione della salute più utilizzata, che ha citato anche Monsignor Zimoschi, che è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia, soprattutto questa definizione non dà nessuna consolazione. Prima di tutto perché non c'è nessuno che è in uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, a meno che sia completamente pazzo e quindi anche lì ha problemi di salute, no? E in secondo luogo perché questo completo stato di completo benessere assomiglia molto di più a una definizione di felicità che non a una definizione della salute, no? E la felicità è una cosa diversa dalla salute, come diceva Freud: adesso che non fumo sono più sano, prima che fumavo ero più felice, no? E come si dice, sappiamo tutti che per la felicità propria e altrui si può sacrificare la salute. La strattezza di questa, ecco, con questa definizione, che è una definizione dell'immediato dopoguerra, si è entrati, diciamo così, nel processo di come assicurare la salute, cioè di come rendere appunto la salute una certezza. E adesso siamo nel pieno, no, nel pieno della realizzazione di questo progetto, con tutti i problemi che vedremo poi, che comincia a mettere appunto in dubbio le definizioni che si sono usate finora, tra cui quella citata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
che ha cercato di correggere questa definizione nella revisione, nell'ultima revisione della sua Costituzione, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una revisione del 2005, ha introdotto un aggettivo attenuatore e pratico, no, del completo stato di... Dice: il godimento del più elevato livello ottenibile di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale. Cioè, si è cercato di recuperare, diciamo, se non la certezza, l'assicurazione della salute, con l'aggettivo ottenibile, che fa il paio con l'aggettivo sostenibile, che in tutti i convegni di carattere sanitario, sociosanitario, eccetera, sono i due aggettivi più usati. Se voi vedete, lo sviluppo sostenibile, la salute ottenibile, eccetera, che è una relativizzazione che in certo qual modo cerca di mettere in pace chi ha questo problema, ma in realtà non ottiene assolutamente niente, soprattutto non ottiene assolutamente niente quando uno è ammalato. Perché il tentativo è stato quello di far diventare la salute un diritto, come c'è scritto nella dichiarazione. Comunque queste dichiarazioni universali sono una cosa micidiale, cioè se uno ci pensa, perché sono proprio un'astrazione e inducono a vivere di astrazioni. Dice: ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente e a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia. E la Costituzione italiana dice, articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. No? Sono tutte dichiarazioni che descrivono un mondo che non c'è. E soprattutto che non danno i mezzi di trasformare il mondo che c'è in un senso migliore, in una prospettiva migliore. Anche se tutte queste dichiarazioni, tutto questo impegno, tutta questa elaborazione in senso assicurativo, no? Per cui comunque oggi il concetto di provvidenza è stato cancellato dal concetto di assicurazione, no? E il concetto di malattia praticamente ha cancellato il concetto di peccato. Comunque, da quando si è fatto questo sforzo di introdurre questi principi e poi di passare, bene o male, a una realizzazione, sono stati fatti diversi passi avanti, no? Soprattutto è stato fatto un passo avanti verso il principio che cerca di garantire la certezza o l'assicurazione della salute attraverso la copertura universale delle prestazioni sanitarie, che è la creazione dei sistemi sanitari. Il primo sistema sanitario nato in questo senso è del 1948, è quello inglese, no? La definizione della salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è del 1946, poi a poco in Europa sono stati creati tutti i sistemi sanitari, anche se bisogna tener conto che forse il primo sistema assicurativo delle condizioni sanitarie è nato in Germania con Ottone von Bismarck nella seconda metà dell'Ottocento. Comunque, si è cercato di creare questi sistemi di copertura universale dei bisogni sanitari che caratterizzano l'Europa, soprattutto caratterizzano l'Europa sviluppata, e che adesso si stanno diffondendo anche come preoccupazione agli Stati Uniti. Quanto poi si riesca a realizzare questo, lo vedremo. Questo sforzo è stato uno sforzo enorme, no? La spesa pro capite per assicurare la salute è negli Stati Uniti di $7,500, cioè per ogni persona, per ogni cittadino americano vengono spesi, che sia malato o no, $7,500 per garantire la salute. In Svizzera è di $6,000, nell'Organizzazione per lo Sviluppo Economico, nell'OECD, nell'OCSE, no, la media è di $3,060, in Italia noi siamo sotto la media, $2,870, no? E da questo punto di vista il nostro sistema sanitario funziona egregiamente, perché con una spesa relativamente bassa garantisce abbastanza. Ma probabilmente in Italia, più che il sistema sanitario garantire la salute, c'è il clima, quello che si mangia, come si vive, eccetera, eccetera, che sono cose molto più importanti per la salute dei sistemi sanitari.
L'attesa media della vita, sempre per vedere questo sforzo, a livello mondiale nel 1955 era di 48 anni, nel 1975 è passata a 59 anni, dal 1970 è aumentata di 4 mesi all'anno a livello mondiale e ora è stimata a livello mondiale a 67 anni. E in Italia, che siamo un esempio di paese appunto avanzato, è più di 80 anni, mi pare che noi siamo il secondo paese per aspettativa di vita. Con la Carta di Ottawa, che è del 1986, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto un altro principio di relativizzazione, cioè ha detto la salute non è lo scopo della vita, questo comincia a essere interessante, ma è la risorsa per uno svolgimento dignitoso della vita. Però subito dopo ne ha fatto un principio normativo. Queste cose le dico perché queste cose descrivono il modo con cui si pensa, con cui si pensa alla salute, con cui si pensa alla sanità, con cui si pensa all'assistenza sanitaria, con cui si pensa tutte le volte che ci si trova di fronte al problema che siamo ammalati. Dice, ha definito come condizione della salute, l'Organizzazione Mondiale di Sanità ha definito come condizione della salute prerequisiti la pace, la casa, l'istruzione, il cibo, un reddito dignitoso, un ecosistema stabile, la continuità delle risorse, la giustizia e l'equità sociale. Cioè ha fatto della salute il criterio normativo della società. Attuando il principio che diceva Virchow, parafrasando von Clausewitz, cioè che la medicina è politica in altri termini, praticamente. E quindi ha introdotto un fortissimo principio di medicalizzazione della società e una grandissima attesa sull'intervento medico da parte dei cittadini. No? E ha contribuito appunto a sostituire i concetti che hanno caratterizzato per secoli la vita degli uomini che si rendevano conto che la vita era fragile, no? Il concetto di provvidenza, il concetto di grazia, cioè tutti questi concetti sono stati sostituiti praticamente da un concetto di carattere assicurativo, in questo tentativo di garantire la certezza, fino appunto a quelle espressioni la vita potrà essere allungata indefinitamente, eccetera, è chiaro. Si è così, da un certo punto di vista, dilatato il non pensiero, cioè la superficialità con cui viene affrontato questo tema, con cui viene affrontato questo problema, ma non la certezza della salute. Dobbiamo ancora pensare che solo una persona su 5 nel mondo gode di assicurazione sanitaria. In 31 paesi aderenti voi avete presente le cifre che ho detto prima, $7,500 negli Stati Uniti, $3,000. In 31 paesi aderenti all'OMS la spesa sanitaria pro capite è $35 all'anno. In 4 paesi $10, inclusi tutti i contributi dei donatori esterni. La media di spesa di questi paesi per le armi è $12 pro capite. Ma non è solo un problema del terzo mondo. È anche un problema di questo mondo, perché il progresso della medicina ha prodotto un effetto a cui non si era adeguatamente pensato. Cioè il progresso della medicina produce invalidità e produce cronicità, inguaribili. E la stessa invalidità e cronicità che c'era all'inizio quando sono nati gli ospedali. Perché gli ospedali sono nati non perché si sapeva guarire la gente, ma sono nati per assistere la gente che non si sapeva guarire, sono nati per ospitare. Ecco, la medicina sta producendo, il progresso della medicina sta producendo lo stesso fenomeno, cioè sta producendo in termini massicci lo stesso fenomeno di secoli e secoli fa, nel senso che ci troviamo sempre di più persone inguaribili. Perché? Perché la drammaticità della vita non è cambiata. E oggi abbiamo bisogno degli stessi ospedali di una volta, degli stessi centri di ospitalità di una volta, non solo nel terzo mondo, ma anche in questo mondo.
Io ho mio papà che ha 91 anni, mia zia che ne ha 87, mia mamma che ne ha 86. Mia mamma adesso è ricoverata in un ospedale, mia zia in un'altra, e mio papà un giorno sì, un giorno no, bisogna portarla all'ospedale. Quindi c'è bisogno di riprendere il problema della salute, la questione della salute da un altro punto di vista, da un punto di vista radicalmente diverso, che non è una certezza assicurativa, ma bisogna riprendere il concetto di salute, la consapevolezza della salute come dono, che è lo stesso concetto che riguarda la vita come dono. Questo modo di intendere la salute è l'unico modo per averne certezza. Vedo qua davanti a me Melazzini, chiedeteglielo a lui. Cioè il dono di essere, come diceva ieri Ajaj, no? Bisogna praticamente riprendere la coscienza che l'essere, l'esistere, il vivere, quello che noi abbiamo come risorsa, quello che noi abbiamo, quel poco tanto che noi abbiamo come risorsa per affrontare la vita, è un dono. È questo che rende certi della salute, cioè che rende certi di sé, che rende certi di quello che si è e di quello che abbiamo, della risorsa che noi abbiamo. C'è bisogno di accorgersi di questo. Ma un dono non è solo fatto da un oggetto, il dono, ma è fatto anche da un soggetto, da chi dona. Perché la mancata coscienza del dono, la mancata coscienza della vita e della salute come dono, non è dovuta al fatto che non si sa più chi ce l'ha data la vita, chi ce la dà, chi la sostiene. Cioè da dove viene il respiro della vita? E in questo modo appunto ci si perde. Ci si perde nella ricerca ansiosa di un principio assicurativo che non garantisce nulla. E soprattutto non si capisce che sia la salute, ma anche l'assistenza, la quale è più vicina al principio del diritto, cioè è più giusto secondo me dire che l'assistenza è un diritto rispetto a dire che la salute è un diritto, però anche la stessa assistenza è un dono, cioè ha una componente di dono che è la sua componente fondamentale, come è stato affrontato nel convegno di medicina e persona di quest'anno sul minuto in più, perché come si dice, perché l'ammalato, la persona bisognosa ha bisogno da parte dell'altro di un dono, ha bisogno di un minuto in più, ha bisogno di qualcosa che è oltre il dovere, perché è questo il principio della speranza. E questo è il principio che permette di affrontare una condizione che può diventare disperante come quella della malattia. Perché, appunto, la malattia e la morte possiamo nasconderle sotto lo scintillio delle apparecchiature, le tecniche, le teorie più sofisticate, ma non per questo vengono abolite o sono meno gravi. Tutti ci siamo passati, e chi non ci è passato ci passerà, no? E ci passeremo in modo diretto, perché malattia e morte sono il segno della radicale inadeguatezza dell'uomo a salvare se stesso, e in questo senso sono un contributo alla salvezza del mondo, perché richiamano l'uomo a cercare Dio. E soprattutto richiamano l'uomo a ritrovare la speranza quella vera, radicale, che permette di affrontare anche appunto la malattia, come dico sempre, fu nei primi ospedali. Perché nel mondo antico, anche se era stata, questo lo dico sempre e lo ripeterò fino a quando posso, perché nel mondo antico, anche se avevano cominciato a pensare alla medicina, non aveva mai pensato agli ospedali, perché era un mondo tragico, era un mondo dove la morte dominava tutto, non c'era speranza di niente, e la malattia, oltre ad essere la manifestazione di questa tragedia, che addirittura veniva ritenuta come punizione di Dio, come punizione di Dio, la malattia, oltre ad essere il riflesso di questa tragedia, era un fatto pericoloso, perché era quasi sempre malattia infettiva, e assistere gli ammalati voleva dire rischiare di morire.
Perché sono nati gli ospedali? Perché è nata l'assistenza, nonostante che, quando sono nati gli ospedali le condizioni di vita erano così dure? Ma perché c'era la speranza nella resurrezione. Perché si è cominciato a capire che la vita è un dono, che Dio da questo dono lo preserva, e l'ultima parola sulla vita non è più la morte. E allora si può rischiare anche la vita per assistere un altro. Questa è la struttura che c'è dentro l'ospedale, e infatti l'ospedale è nato nella civiltà cristiana, da altre parti non è mai nato. Cioè il principio che regge l'ospedale è la carità. Io sono presidente dell'ospedale Lica Granda di Milano, 5 secoli, è pieno di madonne, è pieno di croci, di chiese, perché senza questo non avrebbero mai fatto l'ospedale. Senza carità non c'è, ecco, noi dobbiamo ritrovare questo. Ritrovare questo non solo come dovere, come compito dell'operatore sanitario, no? Che si riempie la bocca, il paziente al centro, buonanotte, ma come consapevolezza dell'organizzazione sociale, che deve contare anche sulla carità per affrontare il problema della salute. Se le terapie costano 12 euro al mese e sono terapie fondamentalmente di carattere preventivo per malattie, non è detto che lo Stato debba pagarle, uno ci deve mettere del suo, altrimenti non reggeremo. Prima ho detto le cifre della spesa per la sanità, se mettiamo le cifre della spesa per la sanità insieme alle cifre della spesa sociale, no? Praticamente arriviamo a dei costi per cui la protezione sociale, intesa sanità, scuola, disoccupazione, eccetera, occupa l'80% della spesa dello Stato, cioè quello che lo Stato incassa, l'80% lo spende in protezione sociale, non si resisterà più. E poi comunque non ce la si fa, perché non si può, con i miei tre anziani che ho in casa, io non posso contare solo sullo Stato, devo avere una famiglia, devo avere gli amici, devo mettermi, se non si conta su questo, il sistema sanitario va giù, perché non, ai livelli a cui siamo arrivati non reggerà più. E questo è qualcosa che noi dobbiamo riprendere, dobbiamo riconcepire e dobbiamo cercare di capire come affrontare. C'è tutto un discorso da questo punto di vista sul volontariato, ma va sviluppato molto di più, soprattutto va sviluppato come concezione, perché il volontariato non è solo che io sono buono, è che se tu non impegni la tua libertà non viene fuori niente, non nasce niente, e il bisogno non può essere affrontato. Ecco, e questo lo si capisce soprattutto di fronte alla malattia, di fronte a quella condizione, appunto, che è anche prodotta, come dicevo, dalla medicina moderna, di inguaribilità, la cui prevalenza sta aumentando, perché gli infarti, per esempio, l'incidenza di infarto è fortemente diminuita in Italia negli ultimi, non so, da quando ho cominciato io a fare le indagini epidemiologiche nell'85, è fortemente diminuita, sarà diminuita del 40%. E guardate bene, è diminuita senza che di interventi specifici se ne siano fatti molti, no? Ed è diminuita in un paese dove l'incidenza era per esempio un sesto di quello della Scozia. Ma la prevalenza degli infarti, cioè il numero di persone ammalate di infarto e di esito di infarto, è aumentata, perché si curano di più, quindi è aumentata l'invalidità. È aumentata una necessità di assistenza che è profondamente diversa, che non è solo l'emodinamica, è anche altro. Ecco, noi dobbiamo pensare a questo altro, perché questo altro è il bisogno più grande che c'è. Perché noi paghiamo le cure, come si chiama, il giovanotto che va a sciare e si spacca la gamba, no? Ma al vecchietto che deve comprarsi le garze argentate, che deve comprarsi il patè, eccetera, non gliele paghiamo. Ma il bisogno di assistenza è molto più questo che quello là. E la sfida alla vita è molto più a questo livello che non a quell'altro. Ecco, bisogna cominciare a introdurci a questa revisione, che poi è un'idea vecchia, cioè non è una cosa particolarmente nuova. È proprio l'idea che fa parte, questa concezione della vita, della salute come dono, è proprio un'idea che fa parte
come si chiama, della concezione dell'uomo, e comunque la più grande attesa che uno ha, e in fondo l'unica possibilità di speranza che uno ha quando è ammalato, perché altrimenti, ha ragione Shakespeare, la vita dalla nascita è una lunga agonia. Grazie Giancarlo, perché questo lo dico anche per gli operatori sanitari presenti, perché questa concezione di salute come dono e non come diritto è veramente l'unica condizione per costruire dei luoghi di cura in cui la persona sia considerata nella sua interezza. Sulle vostre sedie avete trovato questo dépliant che è la brochure della Fondazione Buon Samaritano, di cui ha parlato il Monsignor Zimoschi. Vi ricordo anche che come Medicina e Persona oggi pomeriggio alle 15 ci sarà un incontro sul federalismo in sanità e sulle risorse, e ringrazio nuovamente i nostri due relatori.